Ciao, qui li prendi e... No, è caduto di nuovo. No, 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 no. Ciao, qui li prendi e questi brutti ceffi sono gli Snake Man, prodotti da Mattel nel 1986 per espandere il mondo dei Masters, i dominatori dell'universo. Essi rappresentavano una nuova minaccia per He-Man e gli eroi di Eternia, una nuova fazione, non facevano parte della schiera di Skeletor né dell'orda malvagia di Hordak. Qualcuno potrebbe pensare che ne manchi uno, in particolare il bruttissimo Cobra Khan. Eccolo qui. Ma in realtà questo pupazzetto in origine non faceva parte degli Snake Man. Anzi, fu introdotto molto prima, nel 1983, come scagnozzo di Skeletor. Gli Snake Man in particolare non sono mai apparsi nel cartone animato della Filmation. Solamente due di essi, cioè Rattler e Tunglusher, furono introdotti nei cartoni animati di She-Ra, ma lì erano rappresentati come scagnozzi di Hordak. Poi successivamente, nella mitologia dei dominatori dell'universo, decisero che anche Cobra Khan facesse parte di questa particolare stirpe e rappresentava una specie di ambasciatore che funzionava da ponte tra Skeletor e gli Snake Man. Analizzandoli con un occhio un po' più realista, osserviamo che nel 1986 i dominatori dell'universo avevano bisogno di essere un po' rinnovati per un mercato che si faceva sempre più competitivo. Così gli Snake Man rappresentavano uno sforzo produttivo enorme ed insolito per la Mattel in questa serie. Per distinguersi dalle ondate precedenti, introdusse stampi e corpi completamente nuovi. Si ricicla solamente qualche accessorio tra di loro ed ognuno di questi pupazzetti ha una funzione tutta sua. King Hiss è il re degli Snake Man, che secondo la prima edizione dei giocattolini erano una razza di invasori intergalattici. Vediamo il loro simbolo qua sul petto e sullo scudo di King Hiss e notiamo che questo simbolo non c'era su Cobra Khan, a riprova del fatto che non si trattasse di uno Snake Man in origine. Questo re ha deciso di camuffarsi e mimetizzarsi tra gli abitanti umanoidi di Eternia per ingannarli, ma questo inganno in realtà avrà vita breve perché vediamo che tutto il suo corpo è ricoperto da squame, sia qui sul bacino, sia la pancia, le gambe e tutto il resto, proprio come un serpente. Possiamo rimuovere lo scudo e vediamo che, ho appena rivelato parte del suo segreto, vediamo che l'altro accessorio è questo scettro che impugna un bellissimo bastone intorno al quale è avvolto un lunghissimo serpente con la coda a sonagli. Lo stesso accessorio ci sarà anche insieme ad altri due personaggi della stessa razza dell'esercito di King Hiss. Anche gli occhi sono un po' da serpente forse, ma forse era solo un riflesso, che brutta faccia. Dunque possiamo rimuovere questo travestimento, via questo braccio, scopriamo che in realtà sotto c'è un serpente articolato a cui hanno anche colorato le squame della pancia, così si camuffano con il resto del braccio quando lo indossa il travestimento, molto carino. Via anche l'altro braccio, che è un altro serpente articolato. E adesso separiamo le due metà della corazza che gli ricopre la pancia. Questa operazione mi spaventa sempre un po' perché sono pernetti di plastica dura e insomma diciamo che c'è sempre il timore che si possano spezzare. Adesso con un pochetto di pazienza da parte mia e vostra che state a guardare il video separeremo le due metà. Cioè l'abbiamo quasi fatta. Scopriremo che in realtà King Hiss sotto è veramente un mostro terrificante. Eccolo qui. Il suo corpo è un groviglio di serpenti, ci sono altre due teste qui, un'altra qui a volte intorno al collo, della capocciona del serpente principale, a cui hanno colorato proprio l'interno della bocca con la lingua biforcuta, i denti e questi occhi rossi. Molto carino. Come articolazioni rispetto al tradizionale assortimento dei Masters manca quella del busto, però possiamo muovere le braccia serpente su e giù e le gambe sono sempre quello snodo a sfera retto da un elastico che dopo tanti anni inizia a far paura perché l'elastico rischia di seccarsi e di spezzarsi. King Hiss. Tunglusher è uno dei pochi Snake Man ad essere apparsi nel cartone animato, non nei Dominatori dell'Universo ma in She-Ra. Anzi, la sua versione animata aveva di poco anticipato quella in plastica, tant'è che nel cartone animato era completamente diverso dal giocattolino che ho in mano perché questo non era ancora stato realizzato definitivamente. Quindi, a parte l'unico tratto comune della lunga lingua che funge anche da tentacolo per afferrare i nemici e poi è velenosissima, per il resto sono completamente diversi. Anche il suo nome era ancora incerto, tant'è che in qualche episodio viene chiamato Tunglusher, in altri Tunglush oppure semplicemente Tung, e anche sulle sue sorti non si erano decisi. Era uno scagnozzo di Hordak in quasi tutti gli episodi, tranne uno in cui stava seguito di Skeletor, ma pur sempre con il simbolo dell'orda malvagia, sicuramente mai il simbolo degli Snake Man. Tunglusher era una spalla comica per Hordak, in un episodio addirittura lo infastidisce cercando di ripulire le sue console con la lingua appiccicosa.
Il nostro pupazzetto arriva con due accessori. Abbiamo una bella balestra a forma di libellula, di un verdone scuro, e poi questo scettro che è identico a quello di King His, ma è violetto, lucidissimo e mi piace tantissimo. Sono accessori in una plastica piuttosto flessibile, quindi anche molto resistenti. Notiamo che le mani, i piedi e il volto di Tung Lashor ci fanno pensare più ad un rospo che ad un serpente, ma non stiamo a guardare il capello. Possiamo articolare il bacino, le braccia e le gambe sono sempre tenute da un elastico, quindi fanno paura ma si muovono. Per attivare la sua schifosissima lingua appiccicosa, possiamo muovere questa rotella sulla schiena. Tra l'altro sulla schiena non hanno più dipinto l'effetto camouflage che abbiamo sulla testa, le braccia e le gambe. Dunque, muoviamo la rotella e questa schifosissima lingua biforcuta si allunga fuori dalla sua bocca. Carino, l'effetto non è niente male. Il pancione è arancione, sul petto c'è il simbolo degli Snakemen e notiamo che il bacino invece è stato riciclato dalle serie precedenti di Masters. Credo che sia l'unico pezzo di tutti gli Snakemen ad essere stato riciclato. Rattlor è l'altro Snakeman ad essere apparso nei cartoni animati. Si tratta però sempre di quelli di Shira e non i dominatori dell'universo. Quindi anche lui era al servizio di Hordak. Più tardi, quando uscì finalmente anche nei giocattoli, cercarono di fondere le due continuità, quindi nel fumettino raccontano di come il re His abbia convocato Rattlor e Tung Lashor da un'altra dimensione, nella quale secondo lo Cobra Khan sarebbero stati al servizio di Hordak, appunto. In ogni caso, appena arrivati, giureranno fedeltà al re His. Il nostro pupazzone è un po' più alto degli altri, quindi lo mettiamo vicino a Lashor e scopriamo che è un tantinello più alto. La sua testa è in gomma morbidissima, quindi possiamo anche fare finta che stia mordendo qualcuno. Occhioni gialli gli hanno colorato l'interno della bocca e i dentoni. Possiamo muovere le sue braccia e le gambe sempre sono tenute dall'elastico. Nessuna articolazione al busto anche per via della sua funzione. Come accessorio ha di nuovo l'ennesima volta il bastone che abbiamo già visto con gli altri, però questa volta in plastica rossa identica a quella del suo corpo. Sempre un bel materiale flessibile e molto resistente. E dietro c'è questa lunga coda da serpente che è realizzata in maniera un po' tanto tirchia, è piatta e vuota, quindi funziona solamente vista da dietro in questo modo. Almeno però quando lo mettiamo in piedi lei si posa tranquillamente a terra senza ostacolarne la stabilità. E quando scuoto il personaggio fa il rumore di un serpente a sonagli perché ha delle palline di plastica dentro il busto che gli fanno fare questo effetto sonoro. Niente male, carino, rende l'idea, ma la vera funzione di Rattlor è un'altra. Qui dietro c'è un pulsante stranamente arancione, quindi di un colore molto diverso da quello del resto del corpo, e quando lo premiamo scopriamo che Rattlor scatta all'attacco, proprio come un serpente che cerca di mordere la sua vittima. E a molla, il suo collo lunghissimo si ritrae, si nasconde nel busto e quando premiamo il bottone, pam, scatta fuori. Carino, questo è Rattlor. Squeeze è un personaggio che non ha mai goduto di grossa attenzione e nei vari minicomic in cui compariva era sempre secondario. La sua caratteristica principale è quella di poter allungare le braccia ed utilizzarle come un boa per stritolare i nemici. Con il giocattolo troviamo questo accessorio, un serpentone di plastica viola, di nuovo tra il colore e la resistenza del materiale. Questo accessorio mi sembra veramente uno spettacolo e mi ricorda molto l'accessorio che accompagnava alcuni pupazzetti delle sorpresine Kindle degli anni 80 che facevano il verso proprio ai dominatori dell'universo. Bello. Il nostro personaggio è di un verde molto brillante, con il viola della pettorina e l'arancione del bacino. Insomma, i colori sono splendidi ed anche la scultura del nostro personaggio è eccellente. Guardate che muscoletti ha sulla pancia. Sicuramente è uno dei miei Snakemen preferiti. Ha una testona da lucertola, quindi il muso allungato. Possiamo ruotare la testa. Le braccia si muovono in alto e in basso, ma sono collegate tra di loro e le gambe sono rette dal solito elastico. Per rendere l'idea di come possa stritolare i nemici, hanno fatto le braccia in gomma con un'anima di fil di ferro che mantiene la posizione. E una mano può afferrare l'altro braccio per, appunto, stritolare tutti gli altri pupazzetti della serie. È curioso che abbiano deciso di mantenere nel suo bacino la solita funzione a molla che c'era nelle serie precedenti dei Masters. È curioso semplicemente perché in realtà il busto con le braccia in gomma risulta pesantissimo e questa molla non sarà mai in grado di alimentare la botta. Comunque sia, questo è Squeeze. E per finire arriviamo al più pericoloso degli Snakemen, ecco Snake Face. È un mostro raccapricciante.
Sul suo petto vediamo il simbolo degli Snake Man, questa volta verde su sfondo nero. Indossa una specie di corazza, una pettolina nera con borchie e chiodi che continuano naturalmente anche sulla sua schiena. Ci sono serpenti che avvolgono i suoi avambracci, anche se non sono stati colorati propriamente. C'è giusto una sfumatura verdina sulle spalle. Le spalle sono coperte da squame gigantesche e ci sono bubboni schifosi anche sulle sue cosce, mentre il bacino è coperto da squame viola. Con lui troviamo uno scudo verdino chiaro, che è in realtà un groviglio di serpenti, mostruoso, e poi il tradizionale scettro degli Snake Man, questa volta realizzato in plastica verde scura, sempre leggermente flessibile e molto lucida. Bellissimo. Il personaggio particolare ha le braccia in avanti e indietro e, come sempre, le gambe sono lette da un elastico, ma non c'è articolazione al busto oppure alla testa. Testa che scoprirò adesso, ma ho dovuto coprire perché è molto pericolosa. Ha lo stesso potere della mitologica Medusa e può tramutare in roccia qualunque cosa semplicemente con lo sguardo. Gli basterà rivelare i serpenti che nasconde nel petto, nelle spalle, nella bocca e nelle orbite. Per farlo basta sollevare questa leva rossa sulla sua schiena. Funziona praticamente in questo modo.